Nel fine settimana tra il 18 e il 20 marzo si è tenuto a Saluzzo il Terres Monviso Outdoor Festival, un evento organizzato da Terres Monviso e Compagnia del Buon Cammino in collaborazione con ATL Cuneese, Nuovi Mondi Festival e con il patrocinio della Regione Piemonte. In quei giorni ci sono stati a Saluzzo e nei comuni vicini escursioni, esposizioni ed incontri. Uno di questi ha affrontato la sera del 18 marzo il tema del giornalismo che parla di montagna. Al centro una domanda: come raccontare questo vasto mondo nel 2022? La montagna sta cambiando molto più velocemente di quanto si pensi. Dopo un periodo di stasi degli anni 60 e degli anni 70, si è lentamente innestato un qualche motivo di cambiamento che ha avuto un'accelerazione negli ultimi anni. Oggi c'è, credo, anche un'attenzione maggiore sia per quanto riguarda le politiche della montagna, sia per quanto riguarda l'attenzione verso le zone rurali interne, che sono rimaste indietro rispetto allo sviluppo delle metropoli, però in qualche maniera hanno delle chance per poter sperimentare degli strumenti nuovi. Per far questo però occorre che si rimetta in piedi una generazione di giovani giornalisti che vogliono andare in montagna sporcandosi gli scarponi di fango, camminando, eccetera, perché un buon giornalismo di montagna non si fa solo al desk, ma si fa cercando di conoscere da vicino le realtà, parlando con le persone. Intanto diciamo che non c'è la montagna, ci sono tante montagne, sono tante montagne diverse, cioè noi pensiamo alle Alpi che già sono diverse tra le Alpi occidentali e le Alpi orientali. Gli Appennini è già tutto un altro mondo, c'è uno stereotipo, no? Si crede che in montagna appunto ci sia il buon vecchio saggio con la barba e basta, invece no, ci sono giovani, ci sono architetti, ci sono editori, ci sono professionisti che lavorano in montagna e riescono a vivere benissimo, cioè fanno delle comunità, fanno dei lavori insieme. La montagna è un mondo molto vivo e molto vivace. Durante l'incontro sono intervenuti anche Carlotta Montanera ed Enrico Camanni, che hanno proposto alcuni spunti per un racconto più utile e onesto delle aree montane. La chiave della scrittura, almeno come la vivo io, come la viviamo noi, è quello di parlare della quotidianità della montagna. Quindi la vera sfida, credo, del giornalismo e anche della letteratura attuale è proprio quella di provare a trasmettere una montagna contemporanea, che non è la montagna dei vinti, non è la montagna del passato, come ancora molti pensano, e non è nemmeno però solo la montagna degli exploit, perché gli exploit ci sono indubbiamente, ma ci sono dappertutto. E quindi se noi ci limitiamo a raccontare quello che travalica appunto il quotidiano, la gente si fa un'idea che la montagna sia un posto per vecchi o per giovani pazzi. Quindi secondo me la vera sfida è quella di raccontare la montagna quella che c'è, che non è una montagna tutta bella o tutta brutta, ma come tutto il resto del mondo è fatta di cose belle e di cose brutte. Il concetto comune ai vari partecipanti è che un buon giornalismo di montagna preveda un lavoro complesso, ma lungo una strada chiara. Intanto il Terres Monviso Outdoor Festival è terminato, ma lancia già l'appuntamento per l'anno prossimo.